Un autista dell'AMA è stato aggredito da un passeggero a bordo di un autobus urbano all'Aquila. L'aggressione è avvenuta questa mattina alle 8:30 circa. L'autobus dell'AMA procedeva in direzione dell'ospedale San Salvatore in località Vetoio quando l'autista è stato improvvisamente aggredito da un passeggero che aveva chiesto alcune informazioni al conducente. L'uomo, insoddisfatto dalle risposte ricevute, ha iniziato a colpire l'autista al volto. Secondo quanto riferito, il passeggero avrebbe chiesto una fermata straordinaria all'ospedale San Salvatore e al diniego dell'autista lo avrebbe percosso. Sul posto è stato necessario l'intervento del 118 che ha trasportato l'autista al pronto soccorso. L'autobus è rimasto fermo in mezzo alla strada per consentire le operazioni di soccorso al personale e ai vigili urbani presenti in zona per gestire il traffico scolastico. È iniziato il presidio dell'AMA qui alla rotatoria della statale 17, la rotatoria appunto del ponte dell'Aquilone, proprio di fronte al terminal dell'AMA. Domenico Fontana, segretario FILT CGL provinciale, perché questa manifestazione questa mattina? Beh, questa mattina i lavoratori in verità si sono autoconvocati, io sono stato svegliato dalle telefonate alle 5:30. Abbiamo visto le prime foto, era buio infatti. Dopo che ieri sera abbiamo avuto un'assemblea drammatica che è durata fino a mezzanotte e siamo riusciti a governare, ma il malcontento è talmente grande per determinazioni che sta assumendo il Consiglio Comunale, che si appresta a votare venerdì una delibera di ricapitalizzazione dell'azienda, ma che in verità nasconde un taglio del salario di secondo livello per 800 miliardi. Ecco, ci faccia capire che cosa significa, cioè è passata in commissione e venerdì andrà in consiglio una delibera di ricapitalizzazione. Che cosa prevede? Perché il Comune ha stanziato 1.300.000 euro, ma evidentemente non sono sufficienti. Evidentemente la ricapitalizzazione la stanno facendo i lavoratori, visto che a loro vengono tagliati 800.000 euro di salario di secondo livello. Su quanti dipendenti? Che su 130 lavoratori impatta almeno 400 euro al mese. 130 lavoratori? Sono tutti impiegati, autisti, tutti quanti? Tutta la forza lavoro di AMA. Quindi 300 euro al mese in meno? In realtà è anche molto di più sul lordo, ma sul netto in busta paga stiamo intorno alle cifre di 300 euro al mese. Per lavoratori che anche a fine carriera non guadagnano più di 1.500 euro al mese. Fontana, due domande fondamentali. Perché l'AMA oggi si trova in questa situazione di perdita così grande? Beh, purtroppo noi denunciamo da anni, da più di un decennio, il fatto che l'azienda non aveva più la sostenibilità economica. Chiedevamo con forza che l'azienda fosse fusa nell'azienda regionale. Qualcuno ha immaginato di dover interrompere questo percorso perché pensava di poter governare la condizione, invece il giocattolino è esploso. La seconda domanda, in effetti quella più eclatante, quale sarà il futuro, quindi, se non dovesse passare questa delibera, che cosa aspetta all'AMA ma soprattutto ai lavoratori di AMA? Noi crediamo che la delibera, l'abbiamo scritto anche in una nota che abbiamo consegnato l'altro ieri a tutti i commissari, che l'azienda vada ricapitalizzata perché non ha più le condizioni per essere in vita, ma che c'è un'altra strada, che tra l'altro a noi era stata presentata, che era un altro piano di riorganizzazione che non prevedeva il taglio del salario del secondo livello. Insomma, se la debbono ricapitalizzare i lavoratori ce lo dicano, gli consegnino anche delle azioni. Ma secondo lei da quali anni sono iniziati i problemi grossi di AMA, secondo lei? Cioè sono troppi gli impiegati, sono troppi, che cosa? Qual è l'errore a monte? Non è questa la condizione di AMA, è un'azienda di trasporti che è correttamente composta nel numero dell'organico. C'è una relazione tecnica allegata all'addendum che ha riconosciuto il costo standard, che riconosce che il numero degli autisti è quello adeguato per il servizio che si svolge. C'è un problema di efficienza che riguarda il parco mezzi, che è troppo vetusto e che quindi ha consumi elevati, e c'è un problema di contribuzione regionale, perché dall'ultimo rinnovo contrattuale il rinnovo dello stesso non è più a carico della fiscalità generale ma bensì dell'azienda, e le aziende un po' tutte sono in crisi, e c'è anche una questione di malgoverno. La Lega Abruzzo ha presentato il progetto di legge Abruzzo Regione del Benessere nel corso di una conferenza stampa a Pescara, alla quale hanno partecipato i consiglieri del gruppo L'Emiciclo, il coordinatore regionale Luigi Deramo e l'europarlamentare Massimo Casanova. Il testo si pone l'obiettivo di promuovere il benessere degli abruzzesi sotto molteplici aspetti e al tempo stesso di individuare il brand Abruzzo Benessere per promuovere e valorizzare la regione in chiave di turismo sostenibile.
È una legge molto importante in cui vengono disposti alcuni principi che sicuramente vanno a caratterizzare la nostra regione. Questa legge trae spunto appunto dal fatto che la nostra regione è al quinto posto nella classifica mondiale come miglior posto per vivere, ma anche perché lo stile di vita va sicuramente a contrastare alcune patologie. Da qui appunto il fatto di voler fare questa legge che ha due obiettivi: innanzitutto tutelare e conservare questo benessere che troviamo in Abruzzo, ma soprattutto veicolarlo creando appunto uno slogan, un brand Abruzzo Benessere, per far conoscere le nostre bellezze fuori dal territorio regionale. E quindi la legge si esplica in tanti settori, che va dall'agricoltura, in cui vogliamo valorizzare logicamente i prodotti tipici, i prodotti biologici, ma anche le culture tradizionali, le nostre eccellenze, ma anche vogliamo incidere nell'attività sportiva, che sicuramente insieme al mangiar sano contrasta, come dicevo, alcune patologie. Vogliamo far sì che attraverso delle assemblee programmatiche possiamo emendare, modificare eventualmente questo testo di legge prima di portarlo in commissione affinché si possa approvare. Valorizzare il giardino alpino di Campo Imperatore con un apposito progetto di recupero finanziato dalla Fondazione Carispac ed avviato circa un anno fa. Il punto della situazione è stato fatto in un incontro all'Università dell'Aquila. Ce ne occuperemo tra poco nella nostra rubrica Il Punto.